Arietti e il pulcino abbandonato. Arietti si sta cambiando, ma vi devo dire una cosa. Quando vi ho fatto la passeggiata un giorno, io avevo sentito un lamento lì. Io avevo guardato in tutte le parti degli alberi, ma non c'era nessuno, ma avevo visto uno giallo con un po' di rosso. Oh, cospita, ma non mi sembra possibile. Ma intendi dire che hai sentito un lamento? Faccio. Angela, ma dobbiamo correre! Sofia, tu cosa dici? Oh sì, cara, c'è l'impossibile. Andiamo, andiamo, vi prego, corriamo. Ma Arieti dov'è? Arietti, Arietti, mon Dieu, dobbiamo correre! Sei pronta? Correre, perché dobbiamo correre? Ma sì, cara, perché Angela ha sentito un lamento nel bosco. Dobbiamo proprio andare, vero Angela? Potresti impressionare. Allora è quello che avevo visto ieri, ma dobbiamo vedere dov'è il pulcino allora. Oh sì, cara, dobbiamo proprio cercarlo. Questo lamento, piccolo lamento, dove sei? Piccolo, piccolino. Oh, senti com'è questo lamento? È quasi fastidioso, ma cos'è? Ma sarà aggressivo. E così Angela Pulcino? trovò il pulcino abbandonato. Dove sei, Pulcino? Pulcino è ancora vivo. Vieni, Arieti, è ancora vivo, Pulcino. Pulcino. È imbrigliato. Guardate che imbrigliato, portiamolo a casa. E così Arieti e le sue amiche portarono il pulcino infreddolito a casa. E così passarono un magico Natale. Sofia portò la cesta. Oh, una bella cesta calda per i nostri amici Oh nuovi, sì, prego! va bene, Arieti portò il cotone per farlo star comodo. benissimo. Adesso mi fai la scena veloce. Lo sistemiamo bene, quindi sarà bella sicuro. Mia portò la pappa. Che bello. Ecco. Oh, cara, finalmente un po' di pappa anche per te. Oh, è caduta, prego. Pappa, pappa per te. Angela accomodò il pulcino nella sua nuova casa. Amici, questo è stato molto utile per il nostro pulcino, così anche lui sarà comodo, assicuro. Oh, sì, io mi metto qua Sì, vicino a lui. sì. E così passarono tutti un meraviglioso speciale Natale. Jingle bell, happy water way. Ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang.